Ed eccoci oggi venerdì 16 settembre per una nuova puntata di Svegliati Avvocatura. Partecipa alla principale conferenza nazionale su privacy, GDPR, Cyber Security e Data Protection, GDPR Day, il 5 ottobre a Bologna. Una giornata di interventi e panel con i principali esperti in materia. Iscriviti su www.gdprday.it. Torniamo in studio su Ius Law Web Radio per la puntata del 16 settembre di Svegliati Avvocatura. Quest'oggi vi parla Brigida Muinelli dagli studi puntuali di Molfetta e con me in regia Ornella Sala, la nostra regista, che saluto e ringrazio. Saluto anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Da un po' che non ero ai microfoni di Svegliati Avvocatura e sono contenta di essere ritornata. Quest'oggi una puntata in materia condominio, infatti ascolteremo un'intervista curata dal nostro Angelo Marzo al collega e amico della radio, oltre che di Angelo, Carlo Piclair, in materia appunto di condominio e privacy. Il titolo di questa intervista è "L'informativa nel condominio va fatta in modo completo". Andiamo ad ascoltare. Scarica la nostra app, Ius Law Web Radio, per Apple e Android. Buongiorno all'amico e collega Carlo Piclair. Buongiorno a te e buongiorno a tutti. Carlo, ben ritrovato innanzitutto, e ritorniamo a parlare del condominio e della privacy perché, come tu giustamente scrivi, la vita dell'amministratore è una vita dura, ma non più soltanto per il 1102, 1120, 1129, per quei 10-20 articoli del codice civile che rappresentano la ripartizione, le quote, eccetera, ma soprattutto in materia di privacy. E nel regolamento di condominio, secondo me, oggi come oggi dovrebbe essere inserito quantomeno il modo di trattare la privacy. E come ben noto, l'amministratore deve dare l'informativa. Come può farlo all'interno di un condominio? Perché sembra una cosa facile, ma non è facile. Intanto non è facile in generale, perché l'informativa richiede davvero uno studio capillare di quello che deve essere trattato, ma nel condominio diventa ancora più problematica. Sì, sono d'accordo con te. Hai fatto bene a porre l'accento al primo dei problemi, cioè intanto bisogna fare un'informativa e farla fatta bene. No? Purtroppo già lì è estremamente difficile trovare delle informative corrette nel settore in questione, perché spesso e volentieri se vengono scaricate da internet, no? 30-40 euro, compra l'informativa e stai a posto. Poi però l'amministratore non sa che l'informativa deve essere poi lo specchio di quello che realmente è in relazione alle finalità, alle modalità di trattamento, no? Ai mezzi, ai tempi di conservazione, eccetera. Se poi non risponde realmente a quello che è la realtà, c'è per caso un controllo, noi siamo andati a dichiarare qualcosa che è molto distante. Che è molto distante. E quali sono gli aspetti essenziali, Carlo, di questo tipo di informativa? Così gli amministratori magari ci ascoltano, e ci ascoltano anche i condomini, per poter perlomeno farne una decente. Sì, innanzitutto bisogna capire l'amministratore se vuole fare l'amministratore punto e basta, oppure se ha intenzione di trattare i dati per attività ulteriori, oppure per esempio se è solito utilizzare il telefono e la mail dei condomini, perché in quel caso l'informativa non basta, ma ci vuole il consenso. E a quel punto bisogna anche andare a raccogliere i consensi, a verificare chi ce l'ha dati, ad archiviarli, a verificare anche chi ce l'ha tolto, perché il consenso può essere dato, ma può essere pure revocato. Certo. Per quanto riguarda l'informativa, andiamo ad inserire quindi le finalità corrette. Allora rifacciamoci al codice civile sicuramente. Stiamo parlando comunque di un'attività che è vero che è contrattuale, ma è comunque un rapporto contrattuale che
ha delle, chiaramente dei vincoli dati dal codice civile, quindi dobbiamo fare riferimento al contratto, ma anche al codice civile. Dobbiamo fare riferimento al regolamento di condominio, che magari dà anche lì delle indicazioni in relazione alle finalità, alle modalità del trattamento, quindi sicuramente va riportato, e anche all'offerta dell'amministratore, che sarà accettata dai condomini, perché anche lì ci possono essere delle ulteriori indicazioni in relazione alle modalità o alle finalità del trattamento. Quindi sicuramente questi aspetti vanno visti nel complesso. Poi bisognerebbe strutturare chiaramente lo studio in relazione a quello che è il trattamento dei dati, la sicurezza in relazione al trattamento dei dati, e dobbiamo riportarlo nell'informativa, quindi le questioni collegate a chi tratta i dati, quindi che i dati dove vanno. Se noi lavoriamo in cloud, lavoriamo all'interno di un computer che non ha rete, no? E quindi rimane sul database lì, punto e basta. C'è la segretaria, c'è la signora delle pulizie, ministra della sala, no? Dove stanno tutti gli archivi cartacei, cioè, va chiaramente strutturata facendo comunque un vero e proprio percorso di adeguamento, no? Che poi la privacy è un percorso adeguamento, che è quello che devono fare gli amministratori. Quindi, premesso che è stato fatto tutto questo e che è stato riportato nell'informativa, il passaggio 2, ma quello che poi cosa mi dicevi, cioè come poi questa informazione deve essere comunicata. Veicolata, la norma, no? Esatto, la norma ci dice noi la dobbiamo mettere a disposizione, già questo è un passo avanti, perché un conto è metterla a disposizione, un conto è dimostrare, no? Di averla fatto. Certo, metterla a disposizione significa che comunque io devo dare l'opportunità, la possibilità al condomino di visionarla. Ovviamente, cioè, nei locali dove dobbiamo collocarla? Nel locale dell'amministratore, nei locali del condominio, e poi soprattutto, no, quello che io ti chiedo, in questi ultimi tempi in cui si sono fatte le assemblee in via telematica, quindi abbiamo avuto a disposizione le mail dei condomini. E a questi, noi dobbiamo lì anche accertare che quell'informativa è stata corretta, che quella mail acquisire il consenso è stata usata solo per quelle finalità, no? E non per esattamente, altre. Esattamente. Poi no, io diciamo che allora, noi la vogliamo guardare nell'ottica del garante, che punta sempre di più verso comunque i sistemi informatizzati, quindi noi in teoria, così un po' come funziona per la videosorveglianza, già che la indichiamo per esempio con un link di riferimento col QR code sulla nostra carta intestata o sulla mail intestata, informativa disponibile su oppure il QR code, avremmo già risolto il problema e staremo in linea con le indicazioni generali del garante, che propende sempre più verso questa linea. Chiaramente non tutti sono attrezzati sotto questo punto di vista, perché significherebbe comunque averla a disposizione in un portale protetto dove poi possono accedere attraverso determinate credenziali, eccetera. Il consiglio che si può dare è magari di inserirla all'interno di un avviso di convocazione, quindi quando si manda l'avviso di convocazione, si mette l'informativa, se ne fa poi riferimento in sede di assemblea, e sicuramente diciamo quantomeno per i presenti è smarcata la problematica, no? Perché in quel caso è preso atto nel verbale, è risolto il problema. Chiaramente il problema c'è ancora nei momenti in cui invece si devono anche acquisire i consensi, perché si usa la mail o si usa il telefono. È una situazione che va gestita secondo me caso per caso, proprio in relazione a quello che vuole fare l'amministratore e a quelle che sono le sue policy di studio. Noi dobbiamo adattare la situazione allo studio ed evitare di creare un problema a livello tecnico organizzativo per lo studio, ma risolvere il problema facendogli quella privacy su misura che sia meno invasiva possibile, no? Ma che comunque lo metta al riparo da problemi. Questo è, diciamo, la soluzione all'arcano. Le possibilità possono essere tante, ma va studiata quella migliore. Ecco, problemi che adesso, no, con le linee guida
per quanto riguarda la iscrizione al registro INAD, cioè della pubblica al registro della propria mail, no? Per le persone fisiche, sì. L'amministratore sarà pure legato a questo, a chiedere: ma tu sei iscritto nel registro INAD? Perché così ti convoco tramite quello e non più tramite, perché quello sarà il domicilio delle persone fisiche, no? Cioè una serie di cose che oggi come oggi, secondo me, all'amministratore, alle prossime assemblee, dovrà valutare, mettere per iscritto e cioè chiedere ai condomini una collaborazione partecipativa per l'informativa, cioè per farla realmente reale e corrispondente a quello che è il suo lavoro. Sicuramente, anche perché oggi come oggi qual è l'amministratore che non lavora con le mail o non lavora comunque con il titolare? Quindi cioè, diciamo che oramai è diventata una cosa, diciamo, un problema più che tangibile. Esatto, va gestita e va risolta. Sicuramente in realtà la cosa del registro INAB può essere una cosa positiva, esatto, se ci si strutturano le procedure ad hoc negli studi. Bene, Carlo, come al solito grazie della tua piacevole chiacchierata e una buona giornata a te. Grazie a voi, grazie a te, un abbraccio e un saluto a tutti. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. È interessante questa intervista che appunto racconta dei nuovi problemi per gli amministratori condominiali, oltre a quelli già derivanti dagli articoli del codice civile, appunto la problematica del condominio e della privacy. Abbiamo terminato questa puntata, io nuovamente ringrazio Ornella Sala in regia, ringrazio dell'ascolto e saluto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, dandovi appuntamento alla prossima puntata di Svegliati Avvocatura. Una buona giornata a tutti e buone udienze per chi le farà. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.